due battute velocissime perché stiamo aspettando anche il sindaco Cenname. In genere quando si parla di certi argomenti si tende sempre a essere un pochettino grevi. E allora la poesia, l'arte passa soprattutto attraverso la serenità d'animo, che si esprime sovente con un sorriso. Saluto il saluto alle mamme vulcaniche che erano presenti l'altra volta, che decidono adesso, quindi l'associazionismo. Quando... un altro aspetto bello, quello che abbiamo dalle nostre parti, tra le molte virtù qualche difetto, anche quello un po' del reducismo. E adesso va per la maggiore, quella della rotonda di Terzigno, che poi era il Bosco Reale, qui c'erano tutti su sta rotonda di Terzigno in un certo periodo, tutti quanti ti ricordi. Vabbè, saltare sul carro dei vincitori è uno sport nazionale, diceva il pescarese Elio Flaiano, che diciamo è lo sport preferito dagli italiani. Io lui non l'ha fatto perché noi abbiamo un codice etico per il quale in genere saltiamo pari ringraziamenti, perché io parto dal presupposto che se si organizza qualcosa è anche il pubblico che dovrebbe ringraziare gli organizzatori per l'opportunità che viene fornita. Dal momento che lui mi ha ringraziato, io gli ricambio la paliglia ringraziando lui e dicendo che abbiamo accolto Francesco Alessandrella. Spesso ci scambiamo i ruoli, talvolta lui presenta, io sono il relatore, talvolta presento io, lui fa il relatore. Al di là di questo rapporto non c'è nient'altro, vi assicuro. Dicevo quindi, quel percorso di educazione autenticamente attiva inaugurato quindi al Pitagora, adesso Pitagora Benedetto Croce, circa un mese fa, non poteva assolutamente lasciar fuori la scuola. Io ho scaricato anche questo manuale di buone pratiche, il ruolo della scuola non solo come istituzione pedagogica, ma anche quindi come veicolo di educazione è assolutamente fondamentale. Io ricordo il primo anno che sono venuto qui, vedo Massimo Manno, allora mi sembra era assessore quindi all'ambiente, e concordammo delle cose. Era il periodo tragico quindi dell'emergenza, è arrivato il sindaco Cenname, proprio questi amministratori sono tutti belli tra l'altro, belli e giovani, infatti vedo che arrivano sempre, se sparsa la voce in istituto, ragazze che stanno facendo altro, stanno entrando, perciò quindi questo via vai è tutti. Col sindaco Cenname ci sarà un'ulteriore affluenza. Dicevano gli anni e organizzammo quindi un convegno, era il 2 febbraio del 2008, c'era l'onorevole Paolo Russo, allora presidente della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, venne un giornalista, io l'ho scaricato però non si riesce a leggere, come se avessi 14 anni, non è più quella la lista, quindi devo fare riferimento alla memoria Guelli, che era un giornalista, un freelance, e c'era anche qualcuno dell'ARPAC e lo dimentico non a caso, e non a caso lo dimentico, e invece c'era il professor Enzo Venditto dell'Università di Salerno che ci dice, questo non per rivendicare un imprimatur, quello che Totti definì imprimatur pensando che fosse inglese, e neanche uno ius prime noctis, che verificata la, insomma, i relatori non è il caso quindi assolutamente di attivare, ma per dire che in questi valori, quelli dell'ecosostenibilità, della legalità, delle buone pratiche, delle cittadinanze attive, diciamo che come scuola è da un po' quindi che facciamo le cose. Grazie.